Benvenuti a questo nuovo gamecastato di Age of Empires 4. Abbiamo a sud in verde con i Magliani Fae, a nord in azzurro con l'eredità di Sushi Matiz. La mappa è Gola e benvenuti anche nella patch 9 di Age. Ora è tutto nuovo perché il siege è stato eliminato, quantomeno le battaglie tra siege, tra unità d'assedio sono state eliminate, le spingarde, le colubrine sono diventate delle unità ben diverse, molto meno utili, per cui a questo punto vediamo due civ, tra cui una che ha il vantaggio di avere molte unità da distanza, molto forti. Balestrieri su tutti, che sarà più difficile counterare, soprattutto perché i Maliani non hanno i cavalieri leggeri, anche se hanno i giavellotti, e ovviamente hanno i nidi d'ape, che a differenza di mangani e spingarde, trovo che siano ancora discretamente forti. Forse l'unica unità d'assedio contro le unità a piedi che è rimasta temibile. Dall'altra parte abbiamo i Maliani, che penso con Fae proveranno le nuove unità speciali del Farimba, e ce n'è una che, visto e considerato il fatto che Sushi vorrà probabilmente andare molto pesante sull'unità di distanza, potrebbe fare proprio al caso di Fae. Comunque, intanto vediamo i primi movimenti degli scout, ognuno si è fatto un quadrante, si sono incrociati diciamo a metà e poi diciamo accordo fra gentiluomini, hanno deciso di splittarsi la mappa senza andare troppo a contestare sì l'un l'altro. Ma cosa dire, più o meno. Matiz torna indietro, quindi Fae ha la possibilità di spingersi oltre la sua metà e portare a casa un po' più pecore del previsto, però no, decide di rimanere alla sua metà. E ecco i giardini della meditazione di Sushis. È un buon giardino, nel senso che prende 5 cespugli di bacche, becca l'oro. Becca un bel po' di legna. Interessante. Invece la rete commerciale sahariana per i Maliani. E qui sembra che ci sia un ritorno al passato, quando si faceva questo landmark sull'oro e poi si andava a castelli col Farimba proprio così secchi. Il problema è che all'epoca il Farimba produceva con l'oro e produceva 5 unità alla volta, mentre il nuovo Farimba, anche se sblocca delle unità molto forti, non ha più questa possibilità, quindi i Maliani non hanno più questa possibilità di spendere tutto l'oro in eccesso, proprio perché il Farimba praticamente è una caserma base, semplicemente ti sblocca delle unità diverse. Ecco. Allora, Giardini della Meditazione che danno buon gruzzoletto, come avevo detto, però non pietra, pietra che è totalmente fuori mano, quindi non poteva mettere i giardini qui. Però Torre del Jannan, quindi Dinastia Song e pietra, per cui Matiz pensa giustamente che se il suo avversario vuole fare un fast castle, lui ha tutto il tempo per fare un doppio TC, e comunque poi una civa base cinesi non è che soffre particolarmente tanto a rimanere indietro di un'epoca, perché può speed rushare poi eventualmente anche Castle, per cui al momento game molto passivo, e quindi Fae può approfittarne per fare subito la seconda pitmine appena raggiunto feudale, e anche Professional Scouts, quindi Professional Scouts, scuderia, per cui sì, nel momento in cui il giocatore
di sushi decide per un approccio passivo, i maliani invece che fare il secondo TC, cosa che forse avrebbe anche potuto pensare di fare, perché come sappiamo adesso i TC dei maliani costano oro invece che pietra, quindi comunque questo investimento di 275 di oro da parte di Fei avrebbe potuto essere convertito in un secondo TC senza grossi problemi e penso che a questo punto lo avrebbe con un po' più di risorse alla legna. Comunque ha speso per la scuderia, ha speso per qualche casa extra, penso che avrebbe potuto già avere un TC che stava andando e mettersi a pari con i sushi che comunque non hanno la produzione di abitanti più velocemente perché la loro Song, a differenza dei cinesi, non dà dei abitanti extra, bensì un minore costo di legna per gli edifici economici. E invece Fai ci metterà un po' più di tempo per recuperare perché comunque ha fatto qualche scout guerriero, sta facendo tutti gli upgrade economici, però ha una base economica che salterà fuori più lentamente. Comunque non c'è ancora la seconda pitmine perché ha investito anche legna in altre situazioni. Comunque carriola 50, 150, insomma, varie altre cose. In questo momento direi che senza grossi problemi anche Matiz sta macrando per andare 15-7-4, mi verrebbe a dire sta macrando per andare a Castelli. La stessa cosa sta facendo Fei, che avrà una fonte di cibo safe e veloce come i cervi, però tanto i cervi li sta prendendo anche Matiz, quindi forse questi scout guerrieri sarebbero potuti essere utilizzati meglio, viene a dire pressando qui perché Scout Guerriero comunque spingerebbe assolutamente via gli abitanti da questo cervo perché riescono a far fuori gli abitanti molto velocemente e ne ha 4, ne ha un buon numero, per cui mi verrebbe quasi da dire che questo passaggio all'andare subito a raccogliere i cervi può essere buono, ma visto che comunque sta prendendo quelli dal suo lato di mappa, non sta portando via del cibo a Matiz, non è efficace come quando si faceva una volta. E comunque sta anche un po' flottando cibo, pur con 370 di oro in speso in coda, per cui questo fare un secondo mulino sembra quasi un principio di cow boom, però senza, però a questo punto rischiamo di non vedere il farimba, perché ovviamente un cow boom in questo caso qui sarebbe meglio supportato dal classico ranch di Fulani. Matiz che con la dinastia Song può anche trattare i sushi come se fossero una sorta di mini Sacro Romano Impero, quindi già primo granaio e qualche picca per difendersi dagli esploratori guerrieri che però, come abbiamo detto, sono stati utilizzati in maniera molto passiva, per cui addirittura con le picche si va a spingere sui cervi per andare a contestare questi scout guerrieri, quindi incredibilmente in questo momento il più aggressivo dei due giocatori è Matiz, che riesce a far fuori uno scout prima che Fei se ne accorga. Se non droppa questa carcassa, probabilmente andrà giù anche il secondo, anche se in realtà questi scout praticamente sono più veloci ormai delle picche. Secondo scout che va giù, tra l'altro ha anche messo giù il landmark più velocemente con 8 abitanti. Sta passando con 10 e il presidio di Farimba Fei, però come ben sappiamo questi 7 abitanti valgono praticamente il doppio, per cui
passaggio all'età dei castelli molto più veloce per il giocatore di Sushi, che in questo momento ha 12 abitanti di vantaggio. Un monaco già in coda, può iniziare a pulire le relic, Fei deve ancora passare, anche se ha già quantomeno la seconda caserma, quindi un paio di edifici di produzione, però dall'altra parte ci sono già delle balestre in coda, per cui vediamo quale sarà la scelta, e sono i guerrieri liberi, giustamente. Sono un'altra unità al pari dei giavellotti, molto forte contro le unità da distanza, e ovviamente Matiz sta già calcando la mano su questo aspetto, e avrà già quantomeno un'ottima risposta Fei, che oltretutto ha selezionato l'unica unità che non ha bisogno di avere upgrade, perché, cosa che avevo già detto poi in un video prima ancora di giocarle, il problema di questo landmark è che se selezioni i giavellotto e i musofadi di Mans, poi dopo devi fare anche l'upgrade comunque, per cui non hai un buon timing. Comunque adesso vediamo queste unità, che a mio avviso sono molto molto forti, hanno un danno base buono, hanno tantissima corazza a distanza, ecco, sono un po' vulnerabili nel corpo a corpo perché non hanno armor, però tutto sommato tanta roba, ecco. E li sta anche supportando peraltro con i musofadi veterani, per cui è una buona comp, perché i guerrieri liberi poi dopo possono venire magari, non dico counterati, ma gestiti bene da degli altri uomini d'arme. E dall'altro lato però gli musofadi li spazzano via, per cui dopo a quel punto servono o cavalieri pesanti o cavalieri leggeri. Cavalieri leggeri possono essere una buona soluzione, anche se il Maliano ovviamente ha i Donso. E però in tutto questo diciamo che mi piace decisamente di più la posizione di Matiz, anche se le risorse al minuto sono abbastanza pari, pur avendo un'economia che va, sta prendendo la mappa, per cui sta prendendo le reliquie, sicuramente io penso che ci sarà tipo un timing push proprio, che sarà come una sorta di all-in a castelli da parte di Fei, perché questo penso che a breve sarà il momento in cui raggiunge il suo picco di potenza. Poi dopo, se la partita va avanti per molto tempo contro il siege, l'oro passivo, le fattorie potenziate dal granaio, non ha speranza di farsela neanche con tutte le risorse passive che possono avere i maliani, soprattutto perché non ha fatto il cow boom. Attenzione a questo buolo niente. No, abbiamo visto comunque balestriere su genu che attaccano i guerrieri liberi, ma praticamente non gli fanno niente. E di grazie che comunque i sushi quantomeno hanno una possibilità di far fuori i guerrieri liberi. Perché? Perché comunque meno di 3 danni gli Zuzenu non possono fare, attaccano con 3 raffiche, per cui anche mettendo proprio il massimo della difesa da distanza, meno di un danno su Age of Empires 4 le unità non possono fare, per cui botte di 3 danni questi se li prendono sempre e comunque, ed è diciamo uno degli unici modi per gestire in un certo modo delle unità altrimenti inchillabili da distanza come i guerrieri liberi. Va detto che in tutto questo però la economia di Matiz sta scalando in maniera abbastanza preoccupante, si è portato a casa tutte le relic, sta facendo tutti gli upgrade economici, prova anche a chiudersi, però diciamo che in questo momento forse Fei sta proprio rampando la produzione militare, per cui a breve
penso che vorrà portare la battaglia sul lato del nemico, cosa che sta già facendo grazie allo stealth dei musofadi che portano a casa qualche abitante. Hanno fatto il giro lungo, sono andati in invisibilità e si sono gettati sulla farm transition di Matiz, che qui deve assolutamente chiudersi con... No, si sono fermati qui gli altri guerrieri a tirare giù un villaggio, potevano andare sulla eco e fare veramente tanti danni. Io penso che l'avrebbero potuto prendere questo fight contro 14 Zugenu, perché gli Zugenu sono abbastanza lenti, 1,12, questi Freeborn hanno 1,38 e i musofadi normali hanno pure, per cui... E intanto vediamo questi altri musofadi vengono puliti. Penso che gli sarebbero potuti saltare addosso e li avrebbero potuti circondare. Matiz, che a questo punto sta in difesa, nel senso che inizierà a chiudersi sempre di più, a fare qualche avamposto e a tenere anche magari dei piccoli contingenti di truppe vicino alla base per evitare di perdere troppi abitanti dai raid dei musofadi. E però la economia di Fei è da un po' di tempo che non sta più scalando, per cui ha avuto questo burst di unità, però Matiz gli sta tenendo testa. Ha ancora un vantaggio, a mio avviso, che potrebbe sfruttare, però magari avrebbe bisogno anche di qualche ariete per iniziare a sfondare la base, perché comunque altrimenti si va a mettere in questo... in questi Murderall, e ha tanti contingenti in giro per la mappa, quindi può mettere pressione, però è talmente condensata che pur attaccando da 4-5 lati differenti, alla fine si trova costretto a tornare sempre qui, per cui anche se riesce a bucare da questa parte, poi dopo al massimo può semplicemente... Attenzione, Pecora, che non viene ignorata, Pecora che sta facendo la spia, e forse qui, anche se non poteva prendere il relic, serviva qualche prete, qualche imam per cappare i secret site, perché a questo punto Matiz può starsene tranquillo in base e bloccare queste unità quando provano a penetrare. E sta anche avendo dei trade vantaggiosi, perché riesce ad affrontare qualsiasi gruppo di unità che ha Fei da solo. Quindi Fei perde un gruppo qui, stanno arrivando alla spicciolata le sue unit, quindi sta praticamente facendo fuori tutti i piccoli gruppi di unità alla volta. E primo nido d'ape che esce, ma viene steso, perché comunque queste unità sono troppo veloci, troppo sfuggenti. Ecco altri musofadi che si infilano nella eco, però ha tanto da recuperare per pareggiare il conto dei villi, e gli altri guerrieri liberi che si liberano la strada andando fuori. Ora Matiz lo sta inseguendo, ma ecco che arriva un'altra... piccolo esercito, beh, questo neanche tanto piccolo, un altro esercito che inizia a buttare giù una torre, poi il TC, e beh, fanno un bel po' di danno da torcia ste unit, eh. Nido d'ape che potrebbe fare delle scariche devastanti, ma non riesce, quindi il TC viene steso e torna giù. Altri guerrieri musofadi che vanno sul villaggio, stanno per venire attaccati a loro volta, e dopo aver fatto quello che devono fare si ritirano. Diciamo che però forse avrei preferito, piuttosto che avere tutti questi piccoli raid su varie parti e poi questi fight in cui un mezzo, un terzo della sua armata prende il fight contro quella di Matiz mentre altre unità spingono, perché comunque il danno inflitto non è tanto, 10 abitanti. Forse avrei preferito un mega push a mid con tutte le unit, perché guardiamo il destroyed value, praticamente il doppio, e penso che non sia neanche tanto questione di forza delle unità, semplicemente
Matisse sta sempre fightando Fei contro con la superiorità numerica. Anche qui in teoria è una manovra tenaglia, ma in pratica è semplicemente Matisse che prima affronta questo troncone di esercito di Fei utilizzando le guardie di palazzo come meat shield, come avanguardia, e poi questi che arrivano ormai a battaglia finita vengono a loro volta respinti. E qua c'è anche un altro esercito che però, come sempre, deve bucare le mura. Ora ci sono anche delle spingarde che lo fanno fuori. Una volta che è entrato, penso che non ci sarà alcun problema da parte di Matisse. Anzi, ormai Matisse si sente abbastanza sicuro con tre nidi d'ape e una massa di unità ad andare dritto per dritto in base all'avversario. Cioè, Fei sta ancora giocando a bucare ai lati, cercare di infilarsi nella eco, ma come dicevamo, alla fine devi sempre andare qui, sia che buchi di qua, che di qua, che di là. Tutte le strade portano alla woodline su sta mappa, e adesso è un problema, perché come l'affronti queste 90 unit? Vediamo ancora, Fei che circonda l'avversario su tre lati. Il problema è che lo circonda con 20 unità contro 90, e ci sono anche altre unità ancora che stanno combattendo in base avversaria, ma sì, diciamo che circondare l'avversario su tutti i lati tende a funzionare meglio quando hai una superiorità numerica, non quando sei in svantaggio di 4 a 1 di unità. E niente, a questo punto penso che possa anche chiamare il GG. Però è una comp interessante, a mio avviso, questa di Musofadi e Guerrieri Liberi. Sarebbe stato meglio in un'altra mappa, dove una aperta come Arabia Arida avrebbe veramente fatto perdere la testa a Matisse con raid dappertutto, mentre qui invece, bene o male, anche se lo doveva inseguire, comunque poteva starsene bello tranquillo nel suo triangolo industriale. Forse sarebbe stato ancora più efficace andare dritto per dritto a mid. Cioè, quando lo ha fatto abbiamo visto che ha tirato giù questo TC in un peto secondo. E niente, sono curioso di rivederla questa comp, che a mio avviso potrebbe funzionare. Gli sushi comunque avevano una buona risposta, perché comunque i Zuzenu un po' di danno lo fanno comunque. Poi ovviamente nidi d'ape, guardie di palazzo. Può essere una comp molto interessante, ovviamente magari ad eccezione di questo caso specifico, invece degli Zugenu vedremo delle balestre. Però al netto di questa piccola modifica da applicare, penso che sia una comp che si possa utilizzare abbastanza tranquillamente, per cui avevo già detto che con picche e balestre non si sbaglia mai, ma quando i mangani iniziano a sparire dalla circolazione, beh, a quel punto che ci volete fare? Continuate a fare picche e balestre.